negli anni e la Svizzera, campioni dell'edizione 2007-2008 della 1GP. A Brands-Hatch la compagine elvetica ha chiuso le due gare con una quarta e una terza posizione che valgono la medaglia d'oro alla nazionale rosso-crociata. Bastava infatti un misero punticino a Iani per la corona, ma l'ex tester di Sauber e Toro Rosso è andato ben oltre, disputando con grinta le due corse e cogliendo appunto altri punti che lo hanno visto chiudere in vetta con ben 168 lunghezze contro le 128 di Jonny Reid, rivale diretto al titolo che non ha saputo opporre resistenza all'impresa impossibile nell'ultimo round londinese. La squadra elvetica si è quindi laureata campione con una gara d'anticipo, conquistando così la matematica certezza della vittoria finale grazie al quarto posto nella sprint race, prima corsa della giornata della 1GP a Brands-Hatch. Poi nella future race, Negliani ha messo la ciliegina su un'annata straordinaria, chiudendo sul podio alle spalle di India e Gran Bretagna. Il trionfo svizzero è stato accompagnato da una dedica speciale. La squadra rosso-crociata ha ricordato con un adesivo sulla monoposto di Iani il 40° anniversario del successo in Formula 1 sul circuito di Brands-Hatch del pilota elvetico Joseph Seppi Siffert, che pochi anni dopo perse la vita sullo stesso circuito inglese. Come nel 2007, la Gran Bretagna è stata la grande protagonista fra le mura amiche di Brands-Hatch. Gli inglesi hanno bissato i risultati di un anno fa, successo in gara 1 davanti allo statunitense Jonathan Summerton e all'irlandese Adam Carroll e secondo posto nella corsa lunga. Grazie al doppio podio, gli inglesi hanno ottenuto per la terza stagione consecutiva il terzo posto in classifica generale, scavalcando gli eterni rivali della Francia nell'ultimo GP dell'anno. Ad impedire a Robbie Kerr l'incredibile doppietta sul circuito di casa è stata l'India, al suo secondo successo stagionale. Narain Kartikeyan e Robbie Kerr sono stati i protagonisti di una intensa sfida decisa ai box. Dopo aver scalzato la squadra indiana dalla testa della corsa al primo pit stop, gli inglesi sono stati beffati nel secondo cambio gomme, meno veloce del primo, superati di un soffio dal team asiatico. Poi agli indiani è bastato controllare la Gran Bretagna per portare a casa un fantastico successo in una gara caratterizzata dagli incidenti e dai problemi tecnici capitati ad alcune squadre. Abile a non rimanerne coinvolto il team Italia, scattato dalla 16ª posizione della griglia di partenza e risalito fino alla 9ª. Il prossimo appuntamento con la 1GP è fissato al prossimo 21 settembre, con l'esordio della nuova stagione motorizzata Ferrari, proprio sulla pista rossa del Mugello, primo round dell'edizione 2008-2009.